Mario, sei in onda, quello che sembra la pista è bagnata. Sì, pista bagnata, fino a poco fa ha piovuto violentemente, adesso cade ancora acqua per questa undicesima prova del mondiale. Diamo subito la linea di bordo a Ezio Termiani, che ci ragguagli sulle condizioni reali della pista e sull'orario di partenza. Ecco, per quanto riguarda l'orario di partenza, che è la cosa fondamentale, non hanno ancora deciso di esporre il cartello di 5 minuti, c'è solo il cartello partenza ritardata, quindi fino a quando non sostituiranno questo cartello non possiamo fare il countdown. Per quanto riguarda la situazione in pista, abbastanza caotica, perché adesso piove abbastanza bene, ma non come prima hanno riempito addirittura gli abitacoli, i coppi delle macchine, era veramente una cosa allucinante. Credo che rispetto al Gran Premio del Canada quello fosse veramente un Gran Premio secco. Da questo punto di vista possiamo dire che la situazione per quanto riguarda i guai ai box, c'è solo Modena che ha un problema di macchina, tra l'altro Modena ha montato anche la telecamera, quindi stanno cercando di ripararlo il più presto possibile per essere in grado di dare anche le immagini che saranno abbastanza significative su questa pista con queste colonne d'acqua. Devo dire che, tanto per ragguagliare un po' al pubblico, la pista, la più lunga diciamo del mondo, è del circuito mondiale, è contornata da prati e soprattutto da boschi con enormi pini. Quest'acqua, una volta che si raccoglie, non è detto che se tornasse fuori il sole a questo punto si potrebbe asciugare immediatamente la pista, proprio perché trattiene quest'acqua e la lascia cadere piano piano. Quindi diciamo di sicuro questa gara sarà una gara bagnata. Questo è fuori discussione, ma non riusciranno assolutamente neanche il passaggio delle macchine ad asciugare. Intanto scorre sullo schermo lo schieramento di partenza con Senna in prima fila affiancato da Prost. Mentre leggete questo schieramento, io vi ricordo comunque che nel giorno precedente, cioè nelle prove di venerdì, il più veloce era stato Berger davanti a Senna con Mansell terzo. Le Ferrari cioè avevano messo in luce le qualità del proprio telaio su un terreno bagnato, questo dovrebbe essere favorevole. Ma l'altra notizia curiosa, in un certo senso sensazionale, è che nel warm up di stamani sul bagnato il più veloce è stato Martini sulla Minardi con le gomme Pirelli preparate artigianalmente a mano, girando in 2.13.822 davanti a Mansell, la Ferrari in 2.14.150, terzo Patrese 2.15.123, quarto Berger 2.15.273, quinto Senna 2.16.252. In cabina con me ospite questa volta c'è il collega Renato Dulisse del Corriere dello Sport Stadio. Ecco, Renato, secondo te il warm-up di stamani e le prove di venerdì possono essere indicative di una situazione di corsa diversa da quella che abbiamo avuto ieri nelle prove conclusive con Senna e Prost decisamente davanti? Intanto buon pomeriggio a tutti. Certamente la pioggia di oggi ci riporta alle condizioni di venerdì e alle condizioni di questa mattina, con se vogliamo la Ferrari favorita, ma forse più opportunamente bisogna dire che la McLaren Honda è svantaggiata da questa condizione, e quindi in una situazione di pista estremamente bagnata la Ferrari potrebbe approfittare dell'appiattimento dei valori in campo. Per quello che riguarda le prove di questa mattina, come ha detto Mario, è da sottolineare la straordinaria abilità della Pirelli che in un batter d'occhio e la variante alla salita di Avignon. Attenzione dunque a questo giro di ricognizione che ci servirà, ecco, bandiera verde, pista aperta, le vetture si mettono in movimento,
vediamo le immagini. Ecco il primo tornantino, dove le partenze sono sempre abbastanza macchinose, quindi si avviano le vetture in un tratto in discesa, dove poi c'è una variante che vedremo tra poco, se la nube d'acqua ce lo consentirà, eccolo, variante che porta poi al lungo tratto in salita. Diceva ieri, era stato nostro ospite Gabriele Tarquini durante la trasmissione in diretta delle prove, l'ultimo prova di qualificazione, che questo tracciato, che lui conosce molto bene per averlo percorso anche a lungo nelle prove e durante la gara delle 24 ore di Spa-Francorchamps, è un tracciato che ha quasi 4 km di che si possono considerare rettilinee, quindi dove la potenza del motore è importantissima. Qui c'è una prima variante che introduce poi al tratto, alla serie di curve contro curve in discesa. Avete visto Berger che sta assaggiando il terreno in un punto tra l'altro un po' delicato, perché proprio lì dove lui stava sbandando è uscito Stefano Modena nel giro per portarsi allo schieramento di partenza, aveva danneggiato la vettura, il che lo ha obbligato a schierarsi ai box con il muletto. Questo tratto, questo lungo tratto in discesa vede praticamente passare le vetture tra la terza, la quarta, la quinta marcia per poi affrontare un tratto più rettilineo o perlomeno con curve di minori difficoltà da passare in quinta e in sesta per poi arrivare alla chicane poco prima del traguardo, dove si entra in seconda, si percorre in terza, si esce con la quarta e sulla zona del traguardo si passa in quinta. Con l'asciutto le velocità sul traguardo sono dell'ordine dei 250 orari e naturalmente con il bagnato saranno meno e nel corso della gara vedremo quali sono le velocità effettive che verranno raggiunte, peraltro estremamente variabili perché legate alle condizioni della pista. A proposito delle condizioni della pista, guardando fuori dalla nostra cabina il terreno, si vede ancora cadere con insistenza la pioggia, però con dimensioni delle gocce più contenute. La pioggia comunque continua a cadere, la pista dovrebbe continuare a rimanere bagnata. Un gruppo delle 26 vetture procede piuttosto lentamente, serve anche a verificare le condizioni del tracciato con maggiore attenzione, perché ci si dovrà poi scaraventare a 250-300 all'ora su questa pista col bagnato e con i rischi appunto che si era detto in precedenza della terra che può aver sporcato certe zone della pista. Non è certo facile per i concorrenti poter dare subito il massimo, ciò che è necessario per conservare o addirittura migliorare la propria posizione nello schieramento di partenza. Uno schieramento di partenza che favorisce le due inquadrate McLaren Honda, ma che vede comunque le Ferrari abbastanza ben sistemate. Berger vedete a ridosso dei primi, Mansell in sesta posizione, con in mezzo altri due grandi protagonisti di questa fase del campionato, un Riccardo Patrese e un Thierry Boutsen, entrambi con la Williams Renault, che l'uno perché sicuro e coriaceo pilota e vincitore del Gran Premio del Giappone, profondo conoscitore della pista di casa, cioè il belga Boutsen. L'altro è particolarmente in fondo, eccolo inquadrato, Riccardo Patrese, in questa stagione che è, direi, la sua più felice come decano dei Gran Premi disputati, potrebbe offrire anche loro la possibilità di continuare a essere tra i protagonisti di questo Gran Premio. Ed ecco che lo schieramento di partenza si sta completando, tra poco si accenderà il semaforo e verrà dato finalmente il via a questo Gran Premio del Belgio, 11ª prova del campionato del mondo di Formula 1, gara particolarmente attesa sia da Prost e da Senna per dirimere un po' la questione della rispettiva superiorità e acquisire nuovi vantaggi sia psicologici sia di punteggio e naturalmente degli avversari, a cominciare dai ferraristi. Attenzione dunque al via! Parte veloce Senna, bene anche Berger, Senna si mette in testa, Prost dietro di lui, terzo è Berger, mentre Mansell per scavalcare Buzzeno Patrese
Sì, ecco, arriva largo, riesce a tenere Mansell alla pista e dovrebbe essere in quarta posizione. Intanto Senna, velocissimo come sapete sul bagnato, è già riuscito a allungare decisamente. Nube d'acqua in questo momento ed ecco le vetture nel tratto in salita. Senna decisamente al comando, affronta la variante che porta al lungo tratto in discesa, un punto critico come sapevamo, sempre seguito da Prost, mentre mi pare che Berger fosse nella scia del francese. Naturalmente una prima valutazione corretta sulle posizioni di partenza con queste nubi d'acqua che impediscono di vedere che c'è dietro. Intanto c'è stato un testa coda che ha coinvolto Arnoux e una Lola Russa. Dovrebbe essere agli omi, dice Palazzoli. Comunque Arnoux sta rimettendosi in pista, anche se piuttosto fortunosamente, tant'è vero che ha dovuto risalire sul cordolo. E è successo questo nel gruppo di centro che inseguiva i primi, che per adesso procedono regolarmente. Come vedete, acqua notevolissima, tant'è vero che la telecamera non riesce quasi a rivelare l'automobile quando le inquadrature sono fatte da dietro. Estremamente veloce, lo si sa, già altre volte ha avuto agio di dimostrarlo Senna. Prost cerca di tenere contatto col primo, mentre gli è a ridosso Berger, poi un breve spazio, quindi Mansell, inseguito, lo vedete, dalle due Williams Renault. Rispettate in un certo senso le previsioni, con Mansell ancora una volta gran protagonista alla partenza, con un doppio rischio, è riuscito a portarsi dalla sesta alla quarta posizione. Eccoci alla chicane prima del traguardo. Berger sempre molto vicino a Prost, aspettiamo di vedere il primo passaggio. Senna ha girato in 2.27.369, secondo Prost a 2 secondi e 6, terzo Berger a 9 decimi da Prost, Mansell a 3 secondi e 6 da Berger, Butzen a 1 secondo da Mansell, Patrese sesto a 1 secondo e 6 da Butzen, quindi settimo Nannini, ottavo Warwick, nono Gugelmin, fin qui le indicazioni, decimo transita Caffi. La nube d'acqua rende difficile anche il controllo della situazione passaggi. Comunque dopo Caffi abbiamo undicesimo Pirro, dodicesimo Johansson, tredicesimo Herbert, quattordicesimo Martini, quindicesimo De Cesari, sedicesimo Civer, diciassettesimo Cappelli, diciottesimo Prandtl, diciannovesimo Grugliar, ventesimo Alliot. Ed ecco Senna che continua nel suo ritmo per cercare di mettere un notevole intervallo tra sé e gli inseguitori e poter poi amministrare con tranquillità la maggiore potenza del suo motore senza correre rischi sulla affidabilità di un propulsore, peraltro che fino adesso cedimenti ne ha avuti pochi. Palazzoli? Niente, sto notando che è aumentata moltissimo l'intensità la pioggia. Vedremo comunque che cosa riusciranno a fare. Certo è che Senna ha saputo sfruttare al meglio la sua 37esima pole position e fino a quando non gli si porrà il problema dei doppiaggi è ovviamente il concorrente nelle condizioni migliori per sfruttare la pista. Ecco, intanto vedete Mansell che si è leggermente sganciato da Butzen, seguito adesso dalla telecamera belga, e che si è leggermente avvicinato a Berger. Che impressioni hai di questo primo inizio del Gran Premio? Beh, innanzitutto bellissima partenza di Senna, il quale evidentemente doveva sfruttare la posizione al palo e andarsene subito per non rischiare di rimanere dietro, perché qui in queste condizioni stare dietro al primo significa non vedere niente o quasi niente. E quindi Senna è riuscito intanto a centrare il primo obiettivo della gara, che è quello di stare davanti. E poi mi è piaciuto Mansell, che ha fatto uno sforzo
terribile per superare la Williams, e si è portato in quarta posizione. Ha fatto benissimo, perché le due Williams probabilmente sarebbero state un grosso ostacolo per lui nel prosieguo dell'azione. Berger molto bravo, molto a posto. Adesso bisognerà vedere, quando le macchine saranno molto vicine se ci saranno dei problemi di visibilità nei sorpassi. Intanto al secondo passaggio Senna un vantaggio di 3,791 su Prost, Berger è a un secondo da Prost, Mansell è a 3 secondi e 8 da Berger. C'è stato quindi un leggero allungamento del gruppo di testa. La prima delle Williams, Renault con Boutsen, è a 2 secondi dall'ultimo del quartetto di testa, cioè da Mansell, con Patrese a 2 secondi da Boutsen. Nannini a 2 secondi e 6 da Patrese, seguono Warwick, Guglielmin, Caffi, Pirro, Johansson, Herbel, De Cesaris, Martin, Civer, Capelli, Brandel, Grugliar e Agliò. Il tempo di Senna è ancora il più veloce, come ovvio pensando che ha allungato su Prost, 2.20 e 0.48 il suo tempo. Se ricordiamo che col bagnato il miglior tempo della Ferrari di Berger nel primo giorno di prove fu di 2.11 e 102, bisogna dire che evidentemente il terreno, come del resto le immagini ci fanno vedere, è più bagnato che per quel che riguardava il venerdì. Stamattina Martini aveva girato in 2.13.822, Senna in 2.16.252, quindi girare in 2.20 vuol dire, sia pure serbatoio pieno, sia pure all'inizio della corsa, avere un terreno sicuramente ancora più bagnato di quello di venerdì e di stamani. Quindi corsa decisamente bagnata e Senna impegnatissimo a conservare la testa, per quanto mi sembra, Renato, che stia guidando con estrema pulizia, a parte che è una condizione indispensabile per stare in strada col bagnato, sì, ma certo. Diciamo che lui è particolarmente attento. Certamente in questi primi pochi minuti di corsa ha confermato le sue qualità di mago della pioggia, e non dimentichiamo che Senna è il più veloce sotto l'acqua. Sul bagnato lo è anche sull'asciutto, però lo è anche sul bagnato, e questo è fondamentale in una giornata come questa. Quindi vedi Mario che il vantaggio aumenta a dismisura giro su giro. Infatti Senna, che ha girato in 2.19.185, ulteriore miglioramento nel tempo sul giro, ha adesso 5 secondi e 293 millesimi di vantaggio su Prost. Berger è a un secondo da Prost. Prost ha girato in 2.20.687, Berger in 2.20.720, quindi ha perso qualche cosa nei confronti di Prost. Mansell ha girato in 2.19.695, che è il secondo miglior tempo dopo quello di Senna in questo giro. Vuol dire che Mansell si è leggermente avvicinato a Berger, è a 2 secondi e 798. Ci hanno portato intanto, ecco, un altro testa e coda di una Lola Larus che sta cercando di ripartire, ma mi pare in difficoltà, e ancora una volta Lio, brutta posizione, pessima. Per fortuna i piloti arrivano in grande frenata, questa curvetta, come abbiamo detto di prima, molto molto coraggiosi i commissari che sono riusciti a rimetterlo in pista. E intanto dicevamo, ci hanno portato adesso le previsioni meteorologiche stilate alle 14.50. Dice: rischi limitati di un nuovo grande temporale, piovaschi vari con qualche schiarita, lento miglioramento previsto nel pomeriggio, ma il pomeriggio è corso. Intanto c'è un'uscita di strada di una Onyx, dovrebbe essere Gachot visto così, no? Vediamo un po'. Sì, è Bertrand Gachot che sta particolarmente a cuore ai belgi, perché è pilota pilota che viene considerato belga, anche se ha parentele francesi, italiane e così via, comunque licenza belga. Adesso, considerata la condizione di pericolo, viene rimesso in pista dai commissari e riparte. Intanto
per i primi si è, mentre c'è qualche problema ancora per Gachot, si è concluso il quarto giro con Senna al comando. Prost a 4 secondi 950, ha girato un po' più veloce di lui, ecco, vedete il distacco. Berger si è portato a 1,759 da Prost, girando comunque più lentamente, mentre Mansell è a 3 secondi e 2, essendo stato più lento del compagno di squadra Berger. Dietro al quartetto Butsen e Patrese, separati dal secondo e il 6, con Butsen però che ha perso leggermente nei confronti di Mansell. Quindi settimo Nannini, ottavo Warwick, nono Bugelmin, decimo Caffi, undicesimo Pirro, dodicesimo Johansson, tredicesimo De Cesaris, quattordicesimo Martini, quindicesimo Capelli, sedicesimo Brandl. E quindi adesso passa in diciassettesima posizione sul traguardo Grugliard, mentre con le immagini siamo su Gerhard Berger. Intanto Eddie Cheever è rientrato ai box con la sua Arrow Ford, ed è un peccato perché Eddie è tra i piloti più veloci sul bagnato, vero Renato? Sì, indubbiamente è quello che ha maggiore esperienza di acqua ed è quello che anche in una fase direi non particolarmente brillante della sua carriera è quello che è riuscito a fare meglio e come sempre ha fatto sul bagnato, e quindi è un peccato che si sia fermato perché probabilmente sarebbe riuscito ad andare avanti notevolmente. Comunque è comunque già ripartito, mentre intanto dalle immagini avevate visto i box René Arnoux con l'affiancato sinistra della sua Ligier, eccola adesso nuovamente inquadrata, danneggiata nel testa coda che aveva coinvolto anche, ecco, si sta togliendo il casco, quindi il ritiro della numero 25, la Ligier di René Arnoux. Arnoux si trovava in 21esima posizione quando è partito. Intanto Senna ha concluso il quinto giro, ma Prost subito dopo ha fatto il giro più veloce e si è portato a 3 secondi 8 da Senna, ha girato in 2.18.785 Prost. Senna 2.19.923, Berger 2.19.187, Mansell 2.18.962, quindi seconda volta che Mansell fa il secondo miglior tempo sul giro, qui vedete viene indicato il giro veloce di Prost, e Mansell si è portato a 2.995 da Berger, ha tolto qualche decimo, prima era 3.2, mentre intanto vedete come le lenti degli obiettivi delle telecamere siano continuamente disturbati dalle rube d'acqua. Palazzoli, come va la pioggia per quel che prevedi? Nonostante le previsioni del meteo, io vedo che piove sempre fortissimo. Prova a segnala Zermiani che indaghi sulla ipotesi che ci sia una sospensione della gara se dovesse peggiorare ulteriormente la situazione, cosa che per il momento non credo, anche perché chiaramente, come già si era anticipato, l'intenzione degli organizzatori, visto il ritardo alla partenza, potrebbe essere anche quella, se il tempo continuasse così, di sospendere la gara dopo il 75% dei giri e assegnare pieno punteggio, ti pare Renato? Sì, in effetti il regolamento prevede una soluzione di questo tipo e mi pare che sia una soluzione non scartabile a priori, considerate le condizioni del tempo. La pioggia sta peggiorando. Ecco, vedo anche che Berger perde da Prost, perde costantemente da Prost, si vede che non si diverte molto. Il grosso problema è che inserirsi nella nube d'acqua dell'avversario e su una pista così veloce vuol dire correre costantemente dei rischi, tanto vale navigare di conserva ma con discreta visibilità, aspettando poi il momento di portare l'attacco. Questa o si faceva subito o adesso deve essere un gioco evidentemente infatti, a tempi infatti più lunghi. Mansell ha provato subito ed è avanzato. Linea Zermiani. René Arnoux tra noi. Cerchiamo di portarci fuori, sta veramente piovendo molto. Giro veloce di Berger. René, che è successo? Ma è successo che Aliò ha fatto un testa coda dopo i box nel tormentin e io non potevo evitarlo e l'ho preso in pieno. Purtroppo è così, mi dispiace perché la mia macchina andava molto bene sul bagnato. Secondo te se continua a piovere in questo modo dovrebbero interromperla, cosa potrebbero fare? Ma l'unica che vede è il primo, le altre vanno a
a occhi chiuso, a... non si vede niente. Ho il giudizio di uno che non si può dire certo che non ha il coraggio, ovviamente, anche perché facendo questo mestiere è un po' raro che non abbia coraggio. Secondo te è il caso di continuare a correre in queste condizioni? Com'è? È il caso di continuare a correre in queste condizioni? Il caso di non darmi anche la partenza, insomma. No. È così, no. Ci sono, a certi momenti ci sono delle, come delle fiumette che attraversano la pista, c'è un acquaplaning incredibile. Sembra della montagna, no? Siamo un po' fuori della Formula 1 in queste condizioni. Grazie. Interessanti le dichiarazioni di Arnoux, che quando aveva cominciato a parlare, come sapete, Mansell otteneva il giro più veloce in 2:18:228, portandosi a 2 secondi e 4 da Berger e aumentando il suo vantaggio nei confronti di Boutsen, che è adesso a 5 secondi e 78. Situazione di classifica dunque al sesto passaggio: Senna, Prost, Berger, Mansell, Boutsen, Patrese, Nannini, Warwick, Guglielmin, Caffi, Pirro, Johansson, De Cesaris, Martini, Capelli, Brandel, Grugliara, Alboreto, Palmer e Sala. La nube d'acqua diventa sempre più consistente e sempre più difficile nella nebbia riconoscere i concorrenti quando la telecamera li inquadra lateralmente o posteriormente. Intanto vedete Berger sempre a ridosso, vedete indicato il giro veloce dell'inquadrato Mansell, dicevo Berger sempre a ridosso di Prost, anche la conclusione del settimo passaggio pochi secondi fa. Senna al comando, 2:19:086 il suo tempo, Prost secondo a 5:353, Berger a 1:512 da Prost, mentre intanto avete visto che è stata data strada dall'Onyx a Boutsen. Quindi Mansell a 3:233 da Berger ha riperso 8 decimi di secondo nei confronti del compagno di squadra. Boutsen, Patrese, Nannini e Warwick con Guglielmin adesso completano i primi 9 passati sul traguardo. Inquadratura dall'alto della Ferrari lungo la impegnativa salita. Siamo su Riccardo Patrese e in questo momento è davanti a lui Thierry Boutsen, i due sono separati da circa 2 secondi, come potete vedere anche nella classifica riferita al passaggio sul traguardo precedente. Ecco Boutsen in azione. Ed è passato Mansell, appaiono e scompaiono come fantasmi, vero Renato? Sì, è chiaro, c'è tanta di quell'acqua sopra e sotto le macchine che è difficile veramente distinguere tutto, e ha detto giustamente, d'altra parte ha ribadito quello che pensavamo, René Arnoux, che vede soltanto Senna e gli altri vedono ben poco, è come se andassero a occhi chiusi. A questo punto ci si aspetta o una interruzione della corsa o un fatto tecnico abbastanza semplice, che non ci sarà neanche un sorpasso, perché ognuno si terrà a distanza di sicurezza e la gara finirà così, per cui al limite, voglio dire, come battuta sarebbe la stessa cosa interrompere adesso e dare i punti a quelli che stanno i primi 6 e basta. Si conclude intanto l'ottavo giro, Senna ha girato in 2:21:035, Prost in 2:20:567, ha portato il suo distacco sotto i 5 secondi, 4:285, mentre ha guadagnato anche nei confronti di Berger, che adesso è staccato di 2,5 secondi da Prost. Mansell è a 3,4 secondi da Berger, ha perso anche lui circa un decimo. Poi abbiamo Boutsen e Patrese separati sempre da 2,5 secondi. La situazione è come, ecco appunto, diceva il collega del Corriere dello Sport Stadio Renato Dulisse, si è stabilizzato al punto che in questi ultimi 2 o 3 giri i distacchi non sono cambiati di molto. Intanto ecco un primo piano per Maurizio Guglielmin con la March.
una marcia che dopo una fase veramente infelice in questa parte della gara si è messa in luce. Infatti Gugelmin è in nona posizione e Cappelli, che aspettiamo sul traguardo, non deve essere molto lontano. Dopo Gugelmin in decima posizione c'è Caffi, sempre seguito da Pirro. Caffi ha fatto il suo giro più veloce adesso, il 2.24.034. Pirro lo segue a un secondo e tre, dodicesimo è Johansson. Ogni tanto dobbiamo fare delle pause nelle letture della classifica perché, come già sapete, ve la diamo come viene cronometrata dalla Longines elaborata dalla Olivetti e trasmessa in tempo reale, come a dire che abbiamo il tempo istantaneamente col passaggio della vettura sul traguardo, ma non possiamo averlo finché vetture non ce ne sono che passano sul traguardo. Continuiamo dunque con quelli che sono passati adesso. Abbiamo detto dodicesimo Johansson, tredicesimo è De Cesaris, mentre c'è stato un tentativo... No, il doppiaggio di Allio da parte di Senna è ben riuscito, devo dire. De Cesaris, Martini, Cappelli è quindicesimo, Brandel, Brugnard, Alboreto e Palmer. Intanto sta per concludersi anche il nono dei 44 giri previsti per questo Gran Premio del Belgio, undicesima prova del Mondiale, partita con quasi mezz'ora di ritardo per le condizioni della pista sottoposta a martellante pioggia. Senna nono giro 2.21.234, Prost 2.21.017, 4 secondi 668 di distacco tra Prost e Senna. Berger a 2 secondi, ha guadagnato mezzo secondo nei confronti di Prost, Mansell ha perso 2 secondi nei confronti di Berger e adesso è a 5.490 dal compagno di squadra ed è stato avvicinato da Butsen, mentre c'è stata una segnalazione con bandiera gialla. Adesso qui siamo alle riprese dall'elicottero. Questa è la variante rispetto al tracciato stradale normale per inserire le vetture poi nel percorso in discesa. Intanto si vedete Johnny Herbert riconoscibile perché è ancora claudicante dopo l'incidente dell'anno scorso in Formula 3000 che gli ha costato praticamente il posto alla Benetton. Herbert che, come sapete, sostituisce il francese Jean Alesi sulla Tyrrell già di Alboreto, la numero 4, quando Alesi è impegnato nelle corse del campionato intercontinentale Formula 3000. Ed eccoci intanto ancora su Mansell, che deve avere comunque qualche problema perché un attaccante come lui non dovrebbe perdere contatto dagli avversari che lo precedono se non è in condizioni magari di difficoltà di doppiaggio secondo i punti in cui si incontra l'avversario. Intanto qui c'è una Ferrari ferma ed è quella ovviamente di Gerhard Berger. Aspettiamo che cada sotto gli occhi di una telecamera più vicina, che purtroppo è bagnata, ma comunque chiaramente riconoscibile il pilota austriaco che sta dando spiegazioni. E purtroppo al decimo giro, al nono anzi per Berger, la corsa del ferrarista che occupava la terza posizione dietro le due McLaren Honda è ancora una volta finita prematuramente. Senna conclude il decimo giro con 5 secondi 939 di vantaggio nei confronti di Prost, che in questo giro ha perso 7 decimi. Berger intanto si è rimesso il casco perché continua a piovere. Terzo adesso è Mansell a 8 secondi e 4 da Prost, che comunque in questo giro è stato più veloce di lui di 7 decimi di secondo. E sale in quarta posizione Butsen, quinto Patrese, sesto Nannini, che sono le posizioni in base alle quali si assegnano i punteggi per il mondiale: 9 punti al primo, 6 al secondo, 4 al terzo, 3 al quarto, 2 al quinto, 1 al sesto. Ovviamente questo si parla di classifica finale e, come dicevamo in precedenza, dei risultati ottenuti nelle 16 prove del mondiale si scelgono gli 11 migliori, si fa la somma del punteggio e questo è il punteggio utile per la classifica mondiale. Con l'arresto di Berger salgono anche di posizione, ovviamente oltre a Nannini sesto,
settimo Warwick, ottavo Guglielmin, nono Caffi, decimo Pirro, undicesimo Johansson, mentre intanto Modena è fermo ai box, evidentemente il suo moletto aveva qualche problema. Corsa sfortunata questa di Modena, ovviamente. Intanto vedete la classifica dei primi 6 dopo 10 dei 44 giri previsti. Sono andati più veloci in questo giro rispetto ai loro migliori tempi Johansson, De Cesaris e Martini. Sen intanto continua indisturbato con Berger che traversa velocemente la pista. Quando arriverà, ci vorrà un certo tempo, anche se adesso trova il passaggio con la moto, quando arriverà ai box naturalmente pregheremo Ezio Zermiani di sentire dall'austriaco quali sono stati i suoi problemi. Conclusione dell'undicesimo passaggio per Senna. Il suo vantaggio al giro precedente era di 5.939 nei confronti di Prost, salito a 6.903 alla conclusione di questo undicesimo giro. Prost ha girato in 2.20.500 netti, Senna 2.19.536. Terzo Mansell a 12 secondi e 6 da Prost, girando in 2.24.6. Butsen ha girato addirittura in 2.26, mentre Nannini, autore del giro più veloce in questo momento, in 2.15.694, che mi sembra un tempo veramente eccezionale. E secondo, ma adesso è stato cancellato, no? È stato cancellato infatti, ed è stato attribuito il suo miglior tempo, ma che è di 2.20.605. Appunto, volevo chiamare in causa Palazzoli per chiedere quali erano i segreti utilizzati in Nannini, ma adesso gli sono stati restituiti 5 secondi, allora il discorso rientra nella normalità. Dicevamo dunque undicesimo passaggio, Senna con un vantaggio di quasi 7 secondi nei confronti di Prost, che a sua volta ne ha quasi 13 nei confronti di Mansell. Butsen è a 4 secondi e 6 da Mansell in questo giro, ha avuto probabilmente problemi di doppiaggio perché ha perso un paio di secondi sul ferrarista e si trova adesso Patrese a un solo secondo alle spalle. Intanto avete visto passare Cheever. Vediamo la situazione di classifica. Senna, Prost, Mansell, Butsen, Patrese e Nannini sono i primi sei. Settimo Warwick, ottavo Guglielmin, nono Caffi, decimo Pirro, undicesimo Johansson, dodicesimo De Cesaris, tredicesimo Martini, quattordicesimo Capelli, più Sala, già doppiato in ventesima posizione. Adesso passa Brandel che è quindicesimo. Sedicesimo transita adesso Grugliano. Senna si prepara a doppiare Cheever concludendo il dodicesimo passaggio. Cosa che avviene, non avviene ancora perché Cheever è abbastanza avanti per poter impostare la traiettoria normale, da poi si allarga e dà ovviamente strada a Senna, che in questo giro, evidentemente nella scia di Cheever, ha perso qualche cosa nei confronti di Prost. Il suo vantaggio adesso di 5 secondi 945, Mansell a 12 secondi e 9, ha girato in 2.20.062, perde altri 3 decimi nei confronti di Prost, mentre intanto vedete Emanuele Pirro che cerca di uscire da una situazione abbastanza intricata. Finché riesce a stare sull'erba riesce evidentemente a far funzionare la vettura, poi adesso una abilissima manovra di power slide, ecco qui intanto vediamo invece l'uscita di Pirro. Si è adagiato contro i pneumatici, ma non forse così violentemente da non poter riprendere la marcia, però potrebbe essere, Renato, più difficile invece che possa continuare la corsa. È probabile, cioè non si esclude che abbia picchiato leggermente, ha picchiato, sì. Sentiamo Palazzoli.
No, il problema è che non abbia rovinato il sotto, perché queste macchine funzionano con l'effetto suolo. Certo è stato fortunato perché è riuscito a galleggiare sulla sabbia fradicia d'acqua e a portarsi poi in quella posizione. Direi, se non ha rovinato il fondo piatto, può continuare. Direi che è stato molto bravo a tenersi sulla fascia erbosa, cosa che gli ha impedito di sprofondare nella sabbia e rimanere lì. È veramente è stato un colpo di abilità magistrale. Intanto Modena procede lentamente, essendo lo ha doppiato nuovamente in questa fase, mentre si prepara a concludere il tredicesimo passaggio. La situazione di classifica al giro precedente, cioè all'undicesimo, mentre Senna sta concludendo il tredicesimo giro, vedeva Senna, Prost, Mansell, Butsen, Patrese, linea Zermiani. Eccoci qui Gerhard Berger, che lo stanno coprendo perché sta piovendo. Così, così, Gerhard. Ich wollte schon vorher aufhören. Mein Auto war so nieder eingestellt, dass ich auf dem Wasser immer aufgesessen bin. Und das Auto war unkontrollierbar. Dice che la macchina era incontrollabile per una posta d'acqua, un effetto di aquaplaning, e ha fatto un test a coda, mentre chiaramente aveva fatto un test a coda, quindi si è girato da solo senza la responsabilità di alcuno. Mansell in questo giro 2.18.428 ha riguadagnato nei confronti di Prost e adesso è a 9 secondi e 7 dal francese, che a sua volta è a 5 secondi e 7 dal capofila della corsa fin dal via, Ayrton Senna, l'uomo della pole position e delle pole position. Quarto è Butsen, quinto Patrese, tra i due 2 secondi 878 in questo giro. Sesto Nannini a 5 secondi da Patrese, settimo Warwick a 3 secondi e 8 da Nannini, e Warwick è un altro di quelli che va forte sul bagnato. Ottavo è Gugelmin, mentre c'è il replay della sequenza in cui Senna procede, Senna Modena procede lentamente e di fatto mette in cattive condizioni. Ah no, è Brander che procede lentamente, non è, grazie, segnalazione di Palazzoli, appunto si trattava di Martin Brander, solo che in precedenza avevamo visto procedere lentamente la macchina di Modena che già si era fermata una volta in box e si trattava sempre di una Brabham Jazz. C'è un gruppo di 7 macchine al comando, raccolte in uno spazio relativamente contenuto. Poi c'è un buco di 23 secondi per l'ottavo, che è Gugelmin, che guida il gruppo di centro della corsa. I primi 7 sono Senna, Prost, Mansell, Butsen, Patrese, Nannini e Warwick. Palazzoli. Vedo Prost molto tribulando nel sorpasso di Civer. Oramai sono due giri e mezzo che gli è costantemente dietro. Senna l'ha saltato molto più agevolmente. Sentiamo Renato. Beh, quello che dice Gianfranco è interessante. In effetti è davvero spiacevole che Berger si sia ritirato, perché di fronte alla difficoltà di Prost sul bagnato probabilmente Gerhard era nella condizione migliore rispetto a quella di Mansell di mettere alla prova la scarsa simpatia di Prost per il bagnato. Ecco, vede, Mansell sta guadagnando, adesso vediamo quando si avvicina cosa potrà fare. Sì, sarà interessante vederlo, anche se Civer è sembrato tenere la testa rispetto a Prost con buon margine, quindi si ha perfino la sensazione che Prost non intenda attaccarlo, aspetti forse un'occasione più favorevole, ma certo è chiaro che se mantiene questo ritmo può favorire l'avvicinamento di Mansell, che adesso è a 7 secondi e 3, avendo guadagnato un altro paio di secondi in questo quattordicesimo giro concluso da Senna, con un vantaggio di 6,177 nei confronti di Prost. Butsen è a 10 secondi da Mansell, con Patrese 2 secondi e 6. L'acqua continua a cadere insistentemente sulla pista per quel che vediamo dalla nostra postazione,
quindi la situazione della corsa non è sicuramente cambiata. Vediamo che cosa potrà fare Mansell in questa fase centrale della gara, giunta al 15° giro per il primo, che tra poco si presenterà sul traguardo. Vedete intanto che Prost è sempre piuttosto lontano da Cheever, lontano anche per la questione della nube d'acqua di cui si diceva, perché considerando la luminosità degli obiettivi delle telecamere, bisogna dire che in condizioni reali la visibilità è ancora inferiore a quello che vediamo noi sul teleschermo. Prost infatti è andato abbastanza cordo, il che non è nel suo stile, vero? Sì, evidentemente in un momento di difficoltà, perché ha davanti Cheever che è un asso duro sul bagnato e dietro a Mansell che incalza e sta guadagnando, tanto è vero che vediamo adesso che gli sta proprio, gli sta nella scia, e un momento molto interessante questo. Teniamo presente che intanto Mansell è girando in 2.19.087 contro 2.21.8 di Senna, che guida davanti tranquillamente, ha dimostrato che sta adesso spingendo al massimo delle condizioni consentite della pista, mentre c'è la fermata di una delle due BMS Dallara. Vediamo un momento chi c'era in classifica. Dovrebbe essere la macchina di Caffi, perché De Cesaris il giro precedente era in decima posizione, mentre Caffi, che era nono, è scomparso. Quindi dovrebbe trattarsi della vettura di Caffi, ma questa è una classifica riferita a un giro e mezzo fa. Potrebbe essere anche diversa la situazione, la controlleremo al passaggio sul traguardo. Al 15° Senna, Prost, Mansell, Butsen, Patrese, Nannini, Warwick, Gugelmin sono i primi otto, con Gugelmin che ha perso sensibilmente, trovandosi adesso a ben 37 secondi da Warwick. Poi nono è transitato Johansson. Aspettiamo di vedere nella classifica il passaggio di De Cesaris. Ecco, De Cesaris passa adesso in decima posizione, quindi la BMS Dallara della scuderia Brixia Motorsport, che abbiamo visto ferma, è quella di Alex Caffi. Eccoci intanto su Nigel Mansell nella scia di Alain Prost, che continua a stare nella scia di Cheever. Vediamo che cosa succederà nei prossimi giri. Qui la regia ha ormai un tema ben preciso da seguire. Palazzoli. Abbiamo visto prima Caffi fermo. A proposito di Caffi, bisogna dire che sia lui che De Cesaris hanno rifirmato per il 1990 con la scuderia BMS Dallara. Ecco dunque il duo che precede Prost, che sta cercando di portarsi l'attacco, e questa volta si porta l'attacco di Cheever con maggior decisione. Cheever gli dà strada, adesso deve vedersela con Grugliar sulla Lola, la russa Lamborghini. Alboreto. Devo vedersela con Alboreto, che è ancora peggio di lui, nel senso che è guidatore di doti superiori, quindi ancora più difficile da superare. Intanto vedete, in termini fotografici sono affascinanti questi nubi d'acqua, ma per i poveretti che ci devono correre dentro effettivamente la cosa è molto molto difficile, faticosa e pericolosa. Linea Termiani. Sì, c'è da aggiungere che sta piovendo ancora in maniera più massiccia, ma la cosa che va anche tutti presente è che qui sono 12 gradi, siamo in agosto, 12 gradi, tanto è vero che tutti i meccanici sono intorno ai forni dove si scaldano le coperture delle gomme, quindi stanno cercando veramente la stufa per scaldare. È impressionante questo tempo qui in mezzo. Al 16° passaggio Senna, Prost a 12 secondi e 2, Mansell a 2 secondi e 2 da Prost, Butsen a 7 secondi da Mansell, Patrese a 3 secondi e 4 da Butsen, Nannini a 6 secondi e 4 da Patrese, Warwick a 1 solo secondo e 6 da Nannini, quindi Gugelmin ha perso ulteriormente a 42 secondi da Warwick. Seguono Johansson, De Cesaris decimo, Pirro undicesimo, Alboreto è in 15° posizione, Cheever in 16°,
Martini è 12esimo, Capelli 13esimo, sono transitati adesso sul traguardo e quindi si sono inseriti adesso nel computer. A pieni giri a questo momento ci sono 13 concorrenti: Senna, Prost, Mansell, Butsen, Patrese, Nannini, Warwick, Ugermin, Johansson, De Cesari, Spirro, Martini e Capelli. Senna ha concluso il 17esimo passaggio in, girando in 2.19.125, Prost gira in 2.21.7 ed è a 14 secondi, Mansell transita adesso sul traguardo ed è a 5 secondi e 7 da Prost, ha perso ben 4 secondi, 3 secondi e mezzo in questo giro per gli stessi problemi che prima aveva avuto Prost, mentre intanto Butsen gli si è avvicinato a un solo secondo e 5. Quindi i problemi di doppiaggio non ci sono solo per Prost, ci sono anche per Mansell. Nannini intanto ha forzato l'andatura perché sente la pressione di Warwick che è a meno di 2 secondi. Entrambi hanno girato in 2.18 e 2 Nannini, 2.18.6 Warwick, quindi con i migliori tempi sul giro in questo 17esimo passaggio. Senna aveva girato in 2.19, Prost in 2.21, Mansell 2.25, quindi 2.18 è un tempo rilevantissimo. Intanto vedete Butsen che ha girato in 2.19.7, sempre tallonato da Patrese, che vede nel mirino, sia pure velato dalla pioggia, Mansell. Mansell è sempre più a ridosso di Cheever, sta cercando traiettorie differenti per vedere se può passare, ma certo il problema, ecco, adesso cerca di attaccare ma purtroppo Cheever non lo ha visto, adesso la curva era molto veloce e non c'era possibilità per Cheever di dargli strada, situazione molto, molto delicata questa fase qua. Mansell sta per essere avvicinato, avete visto, da Butsen, perché ha interrotto il ritmo ovviamente quando ha dovuto rinunciare ad attaccare Cheever. Intanto Senna ha concluso in 2.18.337 il 18esimo giro. Prost passa col giro veloce 2.17.869 per Prost, che ha 14 secondi e 377 da Senna. Giro veloce in questo momento, intanto Cheever sta cercando di attaccare Alboreto e Mansell non sembra in grado di inserirsi nella lotta tra i due autorevolmente, anche in funzione delle condizioni della pista. Sfortunato qui Mansell perché si viene a trovare due avversari in lotta ovviamente molto vicini, il che non è stato il caso di Senna ovviamente, ma nemmeno di Prost. Ecco il giro veloce di Prost indicato in questo momento. La pioggia intanto è leggermente diminuita ma continua a cadere con insistenza. Bella questa ripresa dall'elicottero che consente di valutare la zona della parte alta del circuito di Spa-Francorchamps, che si trova nella regione famosissima delle Ardenne. Sta per concludersi il 19esimo giro, nel giro precedente 18esimo Prost aveva conquistato il giro veloce provvisorio della corsa in 2.17.869. Intanto per quel che riguarda il quintetto in lotta, i due doppiati rispetto a Senna e Prost, Alboreto e Cheever, fanno tampone a Mansell che vede avvicinarsi pericolosamente il duo della Williams-Renault formato da Butsen e Patrese.
Secondo te come va a finire, Renato? Devo dire che Mansell si è messo in un vicolo cieco praticamente, in tre giri ha perso 7-8 secondi da Prost e può essere uno svantaggio irrecuperabile. Purtroppo per lui direi non, certamente Nigel sta guidando al massimo delle sue possibilità, ma è in una condizione sinceramente penosa, perché davanti a Cheever che va forte sul bagnato e un cagnaccio come Alboreto. Forse avrebbe dovuto tentare di passarli prima, impedendo alle due Williams di avvicinarsi in maniera così pericolosa. Ecco, adesso... Peccato che la telecamera non ha seguito, perché sarebbe stato interessante vedere che cosa è successo. Comunque è davanti Mansell che è riuscito a passare. Intanto Prost aveva ottenuto il giro veloce in 2:17.359 e diamo la linea a Zermiani. Abbiamo Caffi, stato trasportato da Fondato Berger, bicicletta, razionale qui dentro, per tutta. Avevamo visto anche il casco, il corpo d'erba. Sì, purtroppo mi sono girato nel culo veloce nella parte del circuito, quarta posta della partenza. Non riuscivo a tenere il ritmo degli altri, purtroppo avevo dei fenomeni di aquaplaning incredibili, non riuscivo a stare dritto in rettilineo, se non che sono andato in questa curva per tenere quel certo ritmo. Tutto un tratto la macchina è partita improvvisamente dietro, non l'ho più tenuta, non so cosa sia successo. Praticamente è quasi impossibile guidare in queste condizioni. Non è che sia impossibile, purtroppo non so, oggi non riuscivamo, almeno io non riuscivo a tenere il passo di quelli davanti. Per cercare di andare come loro devo rischiare troppo, difatti. Intanto la situazione, come vedete le immagini, era sostanzialmente cambiata. Cheever ha rallentato il passo, è stato superato agevolmente sia da Boutsen che da Patrese e evidentemente dopo il sorpasso di Mansell o ha avuto qualche problema alla macchina o ha comunque deciso che non è il caso di insistere ulteriormente su un ritmo così difficile, così impegnativo. Intanto Mansell sta attaccando Alboreto, mentre Senna conclude il 20° giro in questo momento. Ha girato in 2:17.177, giro veloce della corsa, ma fino a questo momento, che soprattutto conferma quanto più o meno si vedeva d'occhio sulla minor pioggia sulla pista. È passato anche Prost, che è a 13:227 da Senna, mentre stiamo aspettando Mansell che arriva adesso. Davanti a lui c'è un Vriarsi. Attenzione all'attacco, no, l'attacco di Boutsen che voleva passare Alboreto. Dicevamo Mansell, mentre vedete il giro veloce di Senna, Mansell è a 16:07 da Prost, ha girato in 2:18.689. Adesso i prossimi giri dovrebbero farci capire se c'è la possibilità per Mansell di riprendere a ritmi molto serrati, tenendo però presente che prima del giro veloce segnato da Senna al 20° giro, Prost ne aveva inanellati due successivi di giri veloci. Comunque nelle previsioni della vigilia Mansell si puntava a un secondo posto, chiaramente, e una vittoria a Monza. È ancora la sua portata, secondo te, Renato? Sì, ma con molta difficoltà questo secondo posto, perché vedo che Prost va abbastanza tranquillamente e Mansell ha continuato a perdere anche dopo il sorpasso di Cheever. E quindi... Palazzoli, cos'è questa bandiera? Stanno segnalando a un concorrente, purtroppo non si vede il cartello dell'altro commissario. E intanto qui c'è stata un'uscita di strada, mi sembrerebbe Alboreto e Patrese. Alboreto e Patrese, peccato. Si sono toccati evidentemente. Vediamo se i due piloti si stanno, ecco, spiegando. Forse Alboreto è andato in testa a coda, forse Patrese ha cercato di passare l'Alboreto, non l'ha visto. La sostanza è che purtroppo due dei protagonisti, uno che ci è caro
da tanto tempo, l'altro perché intanto c'è un 10 per Civer, quindi il direttore di corsa potrebbe avere da fare alcune lamentele nei confronti di Civer. Al 21esimo passaggio, giro veloce, 12 secondi e 178 da Sen, stati in 2.16.594, 2.16.594, adesso vedete transitare Civer, e la classifica a questo punto è la seguente, mentre vedete Alboreto e Patrese senza casco che se ne vanno verso i box ormai sconsolati. Senna, Prost a 12.178, Mansell a 18.798 da Prost, Buzzen a 5 secondi e 3, mentre vedete Williams che davanti al monitor sta commentando con i suoi la situazione. Palazzoli. Con la bandiera bianca e nera è solo un segnale di avvertimento a Civer, che se continua nella sua, non so come possono dire che sia una manovra scorretta, gli verrà esposta bandiera nera e a quel punto dovrà fermarsi. Una precisazione utile, e intanto Senna continua indisturbato con un margine molto consistente, mentre il distacco di Mansell è ulteriormente aumentato nei confronti di Prost, che fa giri veloce ripetizione, vero Renato? Sì, purtroppo per la Ferrari Mansell evidentemente ha qualche problema, o suo personale fisico, non so, di stanchezza di guidare in queste condizioni, però magari non se la sente o non gli piace, oppure qualche fatto meccanico che lo sta rallentando. Sta di fatto che Prost ha accumulato un distacco quasi da un distacco sicurezza che dovrebbe consentirgli di finire al secondo posto. Intanto vedete Senna con quale determinazione, pur essendo tranquillo al comando, attacca i concorrenti di testa, mentre Prost insiste sui giri veloci. Ha girato alla conclusione del 22esimo giro in 2.16.521 ed è a 9 secondi e 6 da Senna, e questo però spiega anche perché Senna ha insistito tanto nell'attaccare al tornantino i concorrenti che lo prestano.